Salve amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan. Ieri vi ho salutato in un video e vi ho commentato qualcosa sul doping. Beh, doping in questo video, continuerò a dirvi qualcos'altro in un altro video. Ma per il momento, ieri anche non ho guardato l'ultima partita di calcio dei mondiali di calcio Brasile 2014. Però ho guardato qualcosa del dopo partita. Dicono che lo sport è salutare perché impartisce disciplina, educazione ai giovani, ordini alla società. Beh, io so che a volte non è così. Basta vedere le immagini di ciò che è successo, di ciò che può succedere a volte quando una nazionale di calcio, una selezione nazionale di calcio ai mondiali o in qualsiasi altro contesto perde, per vedere come non sempre lo sport è così tanto disciplina, così tanto buoni modali, spirito di accettazione. Non so perché devono succedere le immagini che a continuazione vedrete ed anche di peggio che io non ho voluto filmare, che non sono cose tipiche del terzo mondo, però è successo nel terzo mondo. In Germania non sarebbe successo, in Olanda non è successo nulla del genere. Perché in alcuni paesi succede ed in altri no? Io non lo so. Poi mi ricordo cosa ha detto una presidenta, che aveva promesso a Vilma Rousseff il titolo del la Coppa del Mondiale di calcio, resterà in Sud America, resterà nel nostro territorio, resterà in casa. Ecco, così come bastava che Mick Jagger dei Rolling Stone mettesse una maglietta di una nazionale perché la nazionale in questione perdesse, così è bastato la promessa di quella presidenta il cui stato è al bordo del default, il cui paese è al bordo di una crisi civile, perché non si compisse. Infatti adesso, altro che rimanere in Latin America alla Coppa Mondiale, già era andata in Spagna, adesso va in Germania, quindi rimane in Europa. Ecco, che dicesse adesso qualcosa dell'economia e della politica del suo paese, per vedere le cose come potranno anche migliorare. Infatti ultimamente non dice niente. Niente. Ha stravinto la Germania. La Coppa è rimasta in Europa. Io come italiano non la vedo così. A me non me ne frega dove sia rimasta la Coppa. Non mi è mai piaciuto il calcio. Però ecco, di fare delle discriminazioni non mi piace. E quindi ben venga che non sia rimasta in Latino America, perché che c'entra che o vinceva Brasile o un altro stato latinoamericano la Coppa rimaneva in Latino America per testimoniare dell'unità dei latinoamericani? E sono favole. Adesso che è rimasta in Europa, c'è unità fra gli europei e si conferma la validità dell'Unione Europea? O il calcio è solo un gioco e dove rimane la Coppa rimane solo perché l'hanno vinta? Che c'entra l'Italia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo con la vittoria della Germania? Che c'è un'unità europea perché la Coppa è rimasta in Europa? O che si convalida, si conferma? Che succede? Niente. E allora, se rimaneva in Latino America, come diceva certa presidenta, che si confermava? Lo volevano sfruttare politicamente? A me mi sta bene che i tedeschi sfruttino politicamente questa vincita mondiale, perché se lo meritano. In effetti i politici tedeschi sanno tutelare meglio gli interessi dei tedeschi di quanto sappiano fare i politici di altri paesi, includendo Brasile e Italia, perché almeno andranno contro gli interessi della maggior parte degli europei i tedeschi, però almeno fanno gli interessi dei tedeschi. Gli italiani vanno anche contro gli interessi della maggior parte degli europei,
Certo, i politici italiani. I politici italiani vanno anche contro gli interessi dell'Unione Europea, però non si può dire che non vadino anche contro gli interessi degli italiani stessi. Questa è la differenza fra i politici tedeschi che si possono arrogare la vittoria nei mondiali e i politici italiani che non si vogliono arrogare la sconfitta nei mondiali. E quindi il discorso che rimanga in zona latinoamericana, in zona europea, che cazzo c'entra? È un gioco, come se vinco a biliardino. Ah, però ho mantenuto il titolo nel condominio. E sti cazzi, sai dove te lo puoi mantenere? Hai vinto tu a biliardino, non hai vinto tutto il condominio. Non è che se rimane qualcuno che ha vinto in quel condominio una partita a biliardino contro le genti di altri condomini, c'hanno tutti la gloria in quel condominio perché uno fra i tanti giocatori ha vinto. No, non è così. Rimane a casa sua il titolo, o no? Beh, divagazioni. Godetevi le immagini che seguono per vedere come realmente il calcio sia uno sport salutare. E intanto vi saluto, mi commiato da voi, ciao, e come faccia bene a disciplinare la gente, i popoli. Boh, sarà così. Io il calcio non lo seguo, non mi piace. E se non piace manco a voi e siete contro il calcio, vi prego, votate non mi piace, no, sì, votate quello che volete, però no, l'idea è, se non vi piace il calcio, votate mi piace a questo video. Chiaro? Poi io non edito i video, filmo così. Se non vi piace il calcio, concordando con me che io non lo seguo, votate mi piace al mio video. Più votate mi piace, più state sostenendo l'anticalcismo. Ciao dal vostro Sant'Enchan e grazie di seguirmi. Votate non mi piace a questo video se non vi piace il video. Cioè, se non vi piace il calcio, votate mi piace. Votate quello che volete, va bene. Ciao. La pedrada, botellas de vidrio de cerveza, principalmente de un litro, como suele ocurrir en estos casos, los cestos de basura, cualquier elemento, como no podían romper los vidrios porque ahí estaba la policía, no podían entrar al local de comida rápida porque estaba vallado, a la confitería y pizzería de enfrente, al local que siempre tiene muchas complicaciones de fotografía que está al lado, al local de indumentaria femenina que está al lado. Toda esa zona estaba vallada y protegida por la policía, porque es el lugar que siempre el violento delincuente quiere robar y comentar. No lo pueden hacer, se tienen que robar antes de quienes tienen autoridades o tienen que ver con esta historia de asegurarnos protección, que mañana haya total tranquilidad y poder celebrar junto a los jugadores y no vivir este tipo de situación realmente lamentable, ¿no? Y bueno, ojalá se puede prevenir. Mañana se va a movilizar mucha gente, se va a movilizar mucha familia. Esperemos que el operativo policial esté a la altura y esperemos que esta gente le podemos pedir de acá que tome conciencia que realmente el resto de los mortales van a vivir. De todo a la policía, fíjense, es una lluvia de cascotes y piedras. En este momento son tres móviles de tres canales distintos que están copados por la gente, se suben y empiezan a saltar arriba, a arrancar las antenas. Gente que le está pegando de atrás, entre varios saltan, lo patean.
y allí está esa corrida de esa persona que no sabe para dónde salir. Ahora lo toman y le están dando una paliza para nada. Lo matan a uno. Y ahora se viene, fíjate la cantidad de gente que se viene a pegarle. No. Policías, ahí vienen las fotos. Fíjense las fotos cómo están avanzando otra vez. Son las fotos que eventualmente tiran balas de goma. Están entrando en el Petit Colón, si no me equivoco. Sí, creo que ese es el negocio. Están entrando y sacando bebidas alcohólicas. A robar botellas de vino. Están robando el teatro Broadway, sí, lo dice Santo. Lo están apedreando, alguien sacó algo de adentro. Van y están rompiendo, ustedes no sé si escuchan los ruidos. Sí, tenemos la imagen ahora. Ahora tenemos la imagen. Bueno. Y están buscando la manera de romper la persiana del Banco de Galicia. Vas a saber con qué fines, ¿no? Seguido de bala. Tuvimos un herido de arma de fuego en el mismo monumento. Un disparo que le impactó en la garganta y le salió del lado derecho. ¿Se sabe cuál fue el motivo? No. ¿Atrapar al agresor? No, tampoco, porque eran más de 10.000 personas en el lugar. Donde se armó el desbande de la gente, obviamente se camufló entre cuadrillas simpatizantes y se dio la fuga. Lo que sí pudimos fue secuestrar un arma de fuego en el lugar. ¿Fue intencional el disparo o fue al aire y cayó sobre la persona? No creo que haya sido al aire. ¿Con respecto a la rotura de vidrios en distintos comercios? Hubo solamente una vidriera rota en lo que fue en la cápsula de seguridad que se armó, que fue en Lourdes Independencia, y uno fuera de ese ámbito que fue en España y Belgrano. ¿No hubo otros incidentes? De vidrieras rotas no. En ninguno de los dos lugares tuvimos, fueron solamente roturas de vidrieras, no hemos tenido novedad de que hayan sustraído cosas. Lo que sí, de cada uno de los lugares hubo demorados, 5 demorados en total. Muchas gracias. No tiene por qué venir. Vamos a seguir con más el festín.